Carissimi amici e amiche, Ave Maria, bentornati, ben ritrovati su questo splendido ciclo di catechesi dedicate alla Santa Madre di Dio, in particolare alla sua figura negli scritti di Maria Valtorta, così come studiata e approfondita, come sappiamo, dal padre Gabriele Maria Roschini, celebre noto mariologo tra i migliori del XX secolo. La volta scorsa abbiamo terminato la sezione dedicata a Maria nel corso del tempo che la precede, a sua volta suddistinta in alcuni punti che abbiamo visto nelle due puntate precedenti: la donna del Protovangelo, la profezia di Isaia sulla Vergine Madre dell'Emanuele, la profezia sulla radice di Jesse, sempre di Isaia, la profezia di Geremia sulla donna che chiuderà in sé l'uomo. E infine, la scorsa settimana abbiamo concluso con la sposa del Cantico dei Cantici, vedendo come, ecco, la sposa per antonomasia, ecco, appunto, di cui si parla nello splendido libro del Cantico dei Cantici, è appunto Maria Santissima. Oggi iniziamo una nuova sezione, che poi è la più ampia di tutto il testo, lunghissima, cioè Maria nella pienezza del tempo, quindi la vita di Maria. Quindi Maria e in ciò che ha vissuto sulla terra. E questa amplissima sezione, perché poi ripeto, era la più ampia, perché poi il testo conclude con una sezione dedicata a Maria nel tempo che la segue, che è però molto molto breve. Quindi pensiamo che nel libro digitale questa parte vada pagina 163 a 629. Ecco, quindi mentre l'ultima parte va da 630 a 647, quindi è una grandissima sezione, quindi occorrerà, ecco, per poi orizzontarsi nelle varie puntate che seguiranno, avere sempre uno sguardo all'indice che adesso io vi presenterò e che appunto consentirà di localizzare i vari aspetti dell'esperienza della vita terrena di Maria Santissima. Allora, anzitutto ci sono di nuovo una serie di considerazioni teologiche, evidentemente però composte e realizzate attraverso gli scritti. La prima riguarda le singolari funzioni di Maria in connessione con il mistero di Cristo. La seconda è il titolo di Madre di Dio, quindi Maria vera Madre dell'uomo Dio. Sappiamo che da un punto di vista teologico, ecco, c'è stato un concilio ecumenico, il concilio di Efeso, che ha dichiarato contro l'eresiarca vescovo di Costantinopoli Nestorio la vera maternità divina di Maria Santissima. Poi Maria socia di Cristo mediatore fra Dio e gli uomini, l'espressione riprende proprio quasi testualmente ciò che il Concilio Vaticano II nel capitolo 8 della Lumen Gentium afferma di Maria Santissima come socia di Gesù. In particolare qui si considera il suo essere socia nella funzione di mediazione, quindi Maria mediatrice. E poi le singolari funzioni di Maria in connessione con il mistero della Chiesa, e anche qui, ecco, ce ne sono diverse sezioni. Maria, madre della Chiesa, qui penso che tutti gli ascoltatori sapranno, ecco, che da quest'anno abbiamo cominciato a celebrare la festa di Maria, madre della Chiesa. Speriamo da quest'anno, forse dall'anno scorso, non vorrei che la memoria mi facesse brutti scherzi. Comunque, Papa Francesco ha voluto istituire la memoria obbligatoria di Maria, madre della Chiesa, da celebrarsi il lunedì dopo la solennità di Pentecoste. E qui la vedremo, c'è un'ampissima sezione dedicata a Maria Madre della Chiesa, da pagina 362 a pagina 414, sono oltre 50 pagine. E Maria Regina della Chiesa e Maria Prototipo della Chiesa, di questo ho già accennato nelle puntate precedenti, un tema particolarmente a me caro perché l'ho approfondito a suo tempo nella tesi dottorale che presentai appunto in teologia, il cui ultimo capitolo era proprio dedicata all'approfondimento di Maria come tipo della Chiesa. E in effetti
diciamo così, la figura tipologica che più si addice alla Madonna è quella del prototipo, né del tipo, né dell'antitipo, né dell'archetipo. Adesso questi sono termini tecnici, insomma, però Maria prototipo della Chiesa, e poi i singolari privilegi di Maria. Ecco, e qui nel primo istante della vita terrena, l'Immacolata Concezione, tutto il corso della vita terrena, la virginità perpetua, e al termine della vita terrena assunti in anima e corpo la gloria del cielo. Quindi vediamo tutti quanti i quattro dogmi mariani già fatti, sono cioè la virginità perpetua, la materina divina, l'Immacolata e l'Assunzione sono affrontati. È affrontato anche uno che è in fieri, che non è ancora un dogma di fede, quindi la Madonna come socia di Gesù, e quindi socia sia in quanto mediatrice, ma socia anche in quanto corredentrice, socia anche in quanto avvocata dell'umanità, ma questo ancora non è un dogma di fede, a mio avviso ancora per poco, perché ci sarà un Papa, speriamo entro il XXI secolo, io lo ritengo molto probabile. Queste sono mie opinioni personalissime, proprio, ecco, perché l'Immacolata nel 1800, l'Assunta nel 1900, e la Corredentrice nel 2000. Mi sembra, insomma, abbastanza evidente. Due pii hanno fatto questi dogmi mariani, Pio IX e Pio XII. Ecco, quindi se dovessimo vedere un pontefice, speriamo che lo faccia Papa Francesco, per carità, io sarei felicissimo se lo facesse domani Papa Francesco, ma se non lo dovesse fare Papa Francesco, ecco, sappiamo che, insomma, se qualche Papa si dovesse chiamare Pio, potrebbe essere arrivato il Papa della Corredentrice. Va bene, questa è fantascienza ecclesiologica, quindi una piccola digressione, ecco, motivata da devozione, da mio, insomma, desiderio personale che questa cosa diventi, appunto, quanto prima patrimonio dogmatico della Chiesa, perché la ritengo, insomma, dire fondata e dire poco. Detto questo, quindi abbiamo chiari questo orizzonte, andiamo a cominciare a vedere bene quello di cui dobbiamo oggi parlare. Quindi la sezione si chiama Maria nella pienezza del tempo, quindi abbiamo capito la struttura di quest'opera, no? Maria nel tempo che la precede. Qui Maria nell'eternità, la prima sezione, nel tempo che la precede, nella pienezza del tempo e nel tempo che la segue. Questi sono i grandi, capite, quando viene concepita un'opera, ecco, c'è sempre, sono sempre, è come una casa, no? Ci sono le fondamenta, ci sono i pilastri, e poi ci sono i muri, e poi ci sono gli appartamenti, e poi ci sono i vani degli appartamenti, eccetera, eccetera, no? Quindi, per capire bene la struttura, quindi adesso siamo nella terza sezione, quindi Maria nella pienezza del tempo. Leggo tanto per riambientarci ulteriormente, insomma, in questa sezione. Allorché giunse, come si esprime San Paolo, la pienezza del tempo, la Vergine, eletta fin dall'eternità, predetta nel tempo che la precedette, apparve in tutta la sua fascinosa realtà per essere madre di Cristo e socia di Cristo, nonché per essere madre, regina e prototipo della Chiesa, mistico corpo di Cristo. A tale singolare funzione o missione Dio la rese atta mediante singolari privilegi che infiorarono tutta la sua vita dall'inizio alla fine. In tal modo, con il Concilio Vaticano II veniamo a considerare Maria nella luce del mistero di Cristo e della Chiesa, che è il titolo dell'ottavo capitolo della Costituzione conciliare Lumen Gentium. Suddivideremo perciò quanto esporremo in questo punto in due grandi questioni. Primo, le singolari funzioni di Maria nel mistero sia di Cristo che della Chiesa, e secondo, i singolari privilegi di Maria concessi in vista delle sue singolari funzioni. Questi sono i due grandi sottoblocchi che sottostanno all'indice, diciamo così, di questa sezione, no? Che, lo ripeto, la prima parte è le singolari funzioni di Maria con il mistero di Cristo, sono Maria vera madre dell'uomo Dio, socia di Cristo, singolari funzioni di Maria, madre della Chiesa, regina della Chiesa e prototipo della Chiesa, e poi i singolari privilegi di Maria, la grande, è la seconda grande
sottosezione. Bene, torniamo al punto. Un attimo di pazienza. Allora, ok. Le singolari funzioni di Maria in connessione con il mistero di Cristo. Quindi apriamo la prima grande sezione. Seguo ancora il testo. È di fede che Cristo è uomo Dio, cioè il Verbo incarnato, e mediatore fra l'uomo e Dio. Ciò posto, Maria Santissima è madre dell'uomo Dio e socia del mediatore tra Dio e l'uomo in tutta l'opera della nostra salvezza. Quindi, questo per dire che in ciò che Gesù è, la Madonna c'entra. Perché in quanto Gesù è il Verbo incarnato, la Madonna di questo, come dicevano i teologi classici, è causa strumentale, perché è stata lo strumento umano, volontario, cooperante, attivo e consapevole, scelto da Dio, non indispensabile ma comunque scelto da Dio, per realizzare il mistero dell'incarnazione. E a fianco a Gesù, mediatore tra Dio e l'uomo, si è inserita in maniera, spiega la Chiesa, dipendente e subordinata, ma vera, la mediazione di Maria Santissima. Queste due funzioni fondamentali di Maria verso Cristo, cioè quella di madre e quella di socia, sono egregiamente illustrate negli scritti di Maria Valtorta. E non senza ragione. Nella sua funzione di madre e di socia dell'uomo Dio Redentore, infatti, si trova tutta la grandezza di Maria e del suo nome. Gesù stesso, parlando agli apostoli, dopo aver detto che, virgolette, e qui comincia la citazione del testo della Valtorta, l'Evangelo 346, numero 346.3, dopo aver detto che, virgolette, solo coloro che uniranno fede perfetta ad amore perfetto giungeranno a sapere il vero significato delle parole Gesù, il Cristo, il Verbo, il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo, aggiungeva: ma ora vi dico che c'è un altro nome denso di significati, ed è quello di mia madre. Solo coloro che uniranno fede perfetta, perfetto amore, giungeranno a sapere il vero significato del nome Maria, della madre del Figlio di Dio. E il vero significato comincerà ad apparire chiaro ai veri credenti e ai veri amorosi in un'ora tremenda di strazio, quando la genitrice sarà suppliziata col suonato, quando la Redentrice redimerà col Redentore agli occhi di tutto il mondo e per tutti i secoli. Attenzione, non ci si scandalizzi del Redentrice col Redentore, significa evidentemente col Redentrice, no? Ecco, quindi a scanso di equivoci ci ha messo una nota anche il padre Roschini, io evidentemente l'ho voluta condividere. Quando la Redentrice redimerà col Redentore, quindi co-redentrice. Quando, chiede Bartolomeo mentre si sono fermati sulle sponde di un grosso ruscello nel quale bevono molti discepoli, ma Gesù rispose in modo evasivo. Però, dopo una piccola riflessione, gli apostoli interrogano ancora su quanto Gesù ha detto prima di sua madre. E Gesù risponde: sì, perché essermi madre per la carne sarebbe già grande cosa. Pensate che è ricordata Anna di Elcana come madre di Samuele. Ma egli non era che un profeta, eppure la madre è ricordata per averlo generato. Perciò ricordate con lodi altissime lo sarebbe Maria per aver dato al mondo Gesù il Salvatore. Ma sarebbe poco rispetto al tanto che Dio esige da lei per completare la misura richiesta per la redenzione del mondo.
E qui attenzione, Maria non deluderà il desiderio di Dio, non lo ha mai deluso. Dalle richieste di amore totale a quelle di sacrificio totale, ella si è data e si darà. Io prenderei, chiuderei il libro, chiuderei la trasmissione e lascerei da meditare in eterno queste quattro righe. Adesso le mediteremo con in eterno, insomma, per qualche minuto, ma a mio avviso bisognerebbe fare così, perché qui c'è scritto tutto quello che la Madonna è. In queste poche parole, pronunciate da colui che sapeva ben usare la parola e che in queste quattro righe ha detto veramente tutto. Non solo di lei, ma indirettamente anche di noi, come vedremo. E quando avrà consumato il massimo sacrificio, con me, per me e per il mondo, allora i veri fedeli e i veri amorosi capiranno il vero significato del suo nome. E nei secoli dei secoli, ad ogni vero fedele e ad ogni vero amoroso sarà concesso di saperlo. Il nome della grande madre, della santa nutrice, che allatterà nei secoli dei secoli i pueri di Cristo col suo pianto per crescerli alla vita dei cieli. Adesso poi qui abbiamo concluso veramente con tanta roba. Allora, ricapitoliamo. Numero uno. Gesù parla di un requisito essenziale per capire bene sia chi è lui e sia chi è lei, perché capire lui, al capire lui consegue il capire lei, perché non si possono capire Gesù e Maria l'uno senza l'altra, e per certi aspetti anche viceversa, solo per certi aspetti. Allora, perché questa cosa si realizzi ci vogliono due cose, tante volte Gesù le cita: fede perfetta e amore perfetto, due volte li cita, veri credenti e veri amorosi, veri fedeli e veri amorosi, sono queste le espressioni che Gesù usa. Allora, questo perché? Primo, ci vuole la fede, e la fede vera, non la fede falsa, non la fede edulcorata e adulterata, meglio, dall'errore o peggio dall'eresia, ma la sola fede che ne pensasse un certo Martin Lutero non basta, perché per noi cristiani la conoscenza non è solo un fatto intellettuale, ma è un fatto anche affettivo e di volontà, e qui c'entra l'amore, non c'entra più la fede. Voi sapete che nella teologia cattolica si sono fronteggiate per tanti secoli due grandi scuole teologiche, sono la scuola domenicana e la scuola francescana, ma se uno vuole andare ancora più oltre, prima dei francescani c'era Sant'Agostino, quindi l'agostinismo e il tomismo, ma prima di Sant'Agostino e San Tommaso c'erano anche tra i pagani queste due linee, perché c'era Platone e Aristotele, il platonismo e l'aristotelismo. Quindi le due vie, ecco, dell'intelletto e della volontà, della conoscenza e dell'amore, della fede e della carità. E che cosa hanno fatto? Si sono generalmente fronteggiate. No, è la fede quella che ci fa conoscere meglio il Signore. No, è la carità. D'accordo? Gesù dice, in maniera molto molto cattolica tra l'altro, sono tutte e due, non vi fate la guerra, d'accordo? Perché dite il vero tutti entrambi, tutte e due, perché per giungere ad una perfetta comprensione e conoscenza l'uno non può stare senza l'altro, ci vuole la fede e ci vuole la carità, ci vuole l'intelletto e ci vuole la volontà, ci vuole la mente e ci vuole il cuore, d'accordo? Questo vale per tutti. Per cui la nostra fede non può essere una fede fredda, una fede distante, cioè un cuore che non è bruciato dall'amore, come scriveva Santa Teresa di Gesù Bambino, ma non li conoscerà mai Gesù e Maria, mai. Cioè, sia Fatima che
Santa Margherita Maria Lacocque, quindi la rivelazione del Sacro Cuore del Cuore Immacolato di Maria, ci descrivono il mistero di queste persone, divina una, umana, ma piena di grazia l'altra, attraverso l'immagine del cuore, cuore infiammato dall'amore, il cuore circondato dalle fiamme. Per cui chi non si brucia un po', chi non si accende un po', a Napoli dicono chi non si appiccia un po', non ci arriva. Solo la fede non basta, è importantissima, ma non è sufficiente. Questa è la prima cosa molto importante da notare in questo passaggio. Seconda cosa. Già sarebbe stata cosa grande, dice Gesù, per lei essere mia madre, perché insomma, la madre del figlio del Verbo fatto carne, certamente non diventa madre del Verbo fatto carne la prima pinco pallina che gira. Allora, il fatto che Dio sia buono, ecco, e misericordioso, eccetera, non significa che Dio, come dire, non vada in cerca, per compiere le sue opere, di strumenti degni di Lui. Cioè, certo che la Madonna è stata inondata di grazia, d'accordo? Altrimenti, da se stessi, nessuno si può rendere degni di Dio. È, però, il modo con cui lei ha custodito, alimentato, ha cresciuto con un'attività, con un'azione diuturna e ininterrotta i doni ricevuti e quindi moltiplicandoli in continuazione, grazia su grazia e grazia su grazia a livelli vertiginosi, questo dipende da lei, figlioli miei cari, questo dipende dalla sua umana volontà, che lei ha volontariamente voluto deporre ai piedi della volontà divina, ma capite, deporre la volontà umana ai piedi della volontà divina non è che uno dice, sai, ah, un bel giorno dico, Gesù, metto la mia volontà umana ai piedi della tua divina e fai tutto tu, non devo fare più niente. Non è così. Questa è un'offerta che poi viene ratificata in continuazione in ogni istante dell'esistenza. Tanto ricevuto da Dio, non diceva questo è niente, questo qui. Cioè le lodi altissime che si meriterebbe per questo, perché solo per essersi messo in condizione di poter ricevere questo, vuol dire che ha avuto una santità che non ce n'è pari. Ma questo è ancora poco, dice Gesù. Poco. Non è sufficiente lodarla, ricordarla e venerarla solo per questo motivo. E qui il tanto che Dio esige da lei per completare la misura richiesta per la redenzione del mondo. Ha grandissimi doni, questo ricordiamocelo tutti, ha grandissime grazie, corrispondono grandissime croci. Gesù, questa è una legge di Dio, questo dobbiamo mettercelo bene in testa, eh? Dobbiamo mettercelo bene in testa. Grandi doni, grandi croci, sicuro, perché a chi molto fu dato, ha detto Gesù, molto sarà chiesto, a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. La Madonna ben sapeva che insomma, cioè, che cosa vuol dare di più, cioè la dignità che ha avuto la Madonna, essere madre di Dio, qui basta leggere San Tommaso, cioè noi diciamo la Santa Maria madre di Dio, lo diciamo a pappagallo come stessimo di una cosa così, no, ma cioè madre di Dio, cioè Dio che chiama una creatura madre, insomma mamma, Dio che veramente Dio, capito, che per 9 mesi, cioè è certo che pur rimanendo l'eterno e l'infinito, ma comunque è realmente in qualche misterioso modo, misterioso ma reale, circoscritto in quel grembo benedetto. Insomma,
Hai ricevuto queste grazie e Dio ti chiederà tanto. Lei questo l'ha sempre saputo. E attenzione però. Maria non deluderà il desiderio di Dio. Cosa significa questa frase? Indirettamente. Quanti hanno deluso il desiderio di Dio nel corso della storia? A partire dai progenitori. Io quando penso certe cose, veramente, spero che adesso non faccia sceneggiate, insomma, in pubblico, mi viene veramente da piangere. Perché, per esempio, Adamo ed Eva hanno deluso nostro Signore. La delusione è una delle più brutte cose che possa capitare nella vita. Penso che chiunque ascolti queste considerazioni ne possa convenire. Nella vita sono alcune cose bruttissime, brutte proprio. Una cosa bruttissima, e Gesù questa l'ha vissuta, è subire il tradimento da parte di qualcuno, è proprio una cosa allucinante, d'accordo? Tu hai riposto fiducia in qualcuno, stima, affetto e amicizia, ti pugnala alle spalle, ti consegna, ti tradisce. Terrificante. Ma la delusione, il traditore, diciamo così, va a fare un danno a te, alla tua persona, no? Colui che ti delude, tu gli avevi dato fiducia, gli avevi affidato qualche incarico significativo, lo avevi valorizzato in qualche modo e poi si manifesta non all'altezza. Cioè dici, ma aspettavo che. Che brutta cosa. Bruttissima la delusione. Quando qualcuno ci delude, è una brutta cosa, d'accordo? Poi, certamente, dobbiamo sempre dire sia fatta la tua volontà, pazienza, ma è una bruttissima cosa, la delusione. E dietro questo poter deludere Dio, voi capite che c'è la nostra reale. Reale, ripeto, reale, libertà. Come dire, che Dio guarda, dice, vediamo che fa, che cosa farà? Guarda, tra l'altro lui non può ignorare come vada a finire, d'accordo? Però che lui non ignori come vada a finire, non toglie che la nostra libertà è una realtà reale, una libertà, scusate, una libertà reale, libertà reale. Dio ci aveva delle aspettative sull'uomo, Dio ci ha delle aspettative su di noi, si aspetta alcune cose e noi dobbiamo arrivarci e dobbiamo farle, realizzarle. Ci sono delle buone opere che dobbiamo fare noi. San Paolo lo scrive nelle sue lettere. Noi siamo stati creati in Cristo Gesù per quelle opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. Sono predisposte, ma noi dobbiamo praticarle. Quindi Maria non deluderà il desiderio di Dio, non lo ha mai deluso. Qui Gesù parla essendo già trentenne, 31enne, che volume 364, cioè quindi parlava a ragion veduta, quindi la Madonna aveva già 31 più 14, 15, 45 anni, cioè aveva un bel po', insomma, no? Non lo ha mai deluso fino ad oggi, mai. Non deludere mai il sincero. Il nostro Dio non ha mai detto, cioè, no, questo non me l'aspettavo. No, questo non lo dovevi fare. No, la Madonna questa cosa al Signore non gliel'ha data mai. Immaginiamoci quante volte disgraziatissimamente gliel'abbiamo data noi. Ci ha detto, figlio mio, accipicchia, guarda, questo non lo dovevi fare. E speriamo di farlo il meno possibile. Il meno possibile. Mai deluderà, non deluderà il desiderio di Dio, non lo ha mai deluso. E quali desideri? Dalle richieste di amore totale a quelle di sacrificio totale. Attenzione. Allora, amici miei, amiche mie, è
È bello vivere da amici del Signore, è bello vivere da innamorati del Signore, è bello darsi a Lui, ecco. Però dobbiamo sempre ricordare, per quanto dipende da Dio, se dipendesse da Lui, se gli uomini avessero, nessuno avesse deluso il suo desiderio, a partire dai primi, avremmo avuto una vita bella, sfantasmagorica anche sulla terra. Il dolore non avremmo neanche saputo che cosa sia. Zero. Soffrire. Non ci sarebbe stata questa esperienza. Capiamo che significa deludere anche il desiderio di Dio. Il male purtroppo è entrato nel mondo, purtroppo. E il male Gesù ci ha insegnato che si vince soltanto in un modo, prendendolo su di sé. Il male deve trovare un luogo dove essere distrutto. E sapete dove è distrutto? Quando uno se lo prende e lo brucia, sapete come? Con il fuoco dell'amore di Dio. Io questo lo prendo per amore tuo e per amore dei miei fratelli. Si fermi qui, me lo prendo io. E quel male prodotto, ahimè, dal cattivo uso della libertà da parte dell'uomo, viene distrutto. La forma estrema di questa cosa lo fanno le vittime. Pago io. Avete visto quando uno va a cena fuori, no? C'è qualcuno che si alza, è il più generoso di tutti, va in cassa, dice silenzio, dammi il conto, pago io. Non paga un po' per uno, pago io per tutti. Questo Dio alla Madonna gliel'ha chiesto. Gli ha detto: tu con mio figlio devi pagare per tutti. Come fare? E devi amarmi per tutti, devi darmi tutto l'amore che tutti gli uomini non mi avrebbero dato. Lo vuoi fare? La Madonna ha risposto: lo voglio fare, e lo ha fatto poi però, perché siamo tutti quanti a dire sì, io faccio, io voglio, io te prometto, faccio questo e faccio quest'altro. Ma bisogna vedere se lo facciamo sul serio. Proviamo a pensare, cioè, quando avrà consumato il massimo sacrificio, lo spettacolo di vedere Gesù e Maria sotto la croce, non soltanto sofferenti enormemente, ma sofferenti enormemente l'uno delle sofferenze dell'altro. Per Gesù era una sofferenza terribile vedere la Madonna sotto la croce. Certo, era di consolazione perché non c'era nessuno, ma sapere quanto stava soffrendo quella creatura che è la sua prediletta, è l'amatissima di Gesù e della Santissima Trinità, che non meritava di soffrire perché è innocente e che stava soffrendo per tutti noi e che soffriva soprattutto per essere presente sotto la croce, e non avrebbe sofferto in quel modo se fosse rimasta a casa, e viceversa. Solo in quel momento si capisce il vero significato di Maria, del nome di Maria, che credo di aver già accennato in questo ciclo di catechesi, ha tantissime etimologie possibili, ce ne sono almeno 4 o 5, ma una di esse, Mariam, è mare di amarezza. Per amore nostro, senza che lo meritasse, per obbedienza a Dio, che questo le chiese e questo le diede, ha consumato una immolazione, una vita di sacrificio quale mai ci fu e mai ci sarà. Quindi questo è davvero bello ed è anche un grande esempio per le anime dei devoti di Maria. Ah, dobbiamo fare attenzione a non deludere Dio. Non dobbiamo deluderlo. Possiamo deluderlo? Sì. C'ha Dio delle aspettative su di noi? Sì. Come facciamo a non deluderlo? Poi rimaniamo al massimo umili, più umili possibili, e chiediamoglielo. Anzitutto al Signore, fammi sempre capire bene quello che vuoi da me. Fammi discernere bene quello che ti aspetti da me.
Per questo non dobbiamo mai essere troppo precipitosi, troppo frettolosi, troppo immediatamente reattivi, perché non dobbiamo deludere il desiderio dell'Altissimo, perché poi dobbiamo fare attenzione a una cosa. C'è stata un'opera di un grande filosofo del secolo scorso, si chiama Maurice Blondel. Per tanti aspetti ricca anche di criticità, ecco, non soltanto per quello che c'era scritto in quell'opera, ma per il seguito che ne ha avuto. Comunque, adesso non facciamo questi discorsi qui. Comunque, la grande opera che scrisse Maurice Blondel fu un testo che si chiama L'azione. E lui, il sottotitolo era: bisogna riportare la filosofia al centro dell'azione, perché lì si trova anche il centro della vita. Cioè, le nostre azioni, una volta che sono fatte, producono delle conseguenze. Non possiamo e non dobbiamo noi dire: ah, vabbè, ma se mi sono sbagliato, pazienza, tanto poi mi confesso. Adamo ed Eva hanno fatto una cretinata. Prima che la facessero, loro e il mondo era strutturato in un modo. Dopo che l'hanno fatta, loro e il mondo si sono strutturati in un altro modo. Domanda: questo cambiamento è reversibile? Non del tutto, non del tutto, nemmeno per chi conosce gli scritti della Picca Reta, con l'avvento del regno della divina volontà, a cui è legato come promessa il ritorno a vivere come vivevano i nostri progenitori, ma purtroppo tutti moriremo, d'accordo? Pure quelli che vivranno nel regno della divina volontà non passano direttamente da morte a vita come la Madonna. Per quante cose belle possano accadere. Quindi quell'azione ha prodotto delle conseguenze irreversibili. Certo, poi è venuto Gesù, ci ha redento, non è tutto quanto perduto, quindi c'è sempre speranza. Però voglio dire questo qui, che prima di fare una stupidaggine, bisognerebbe, se è possibile, pensarci bene. Perché le nostre azioni, Blondel, producono delle modifiche dentro di noi e fuori di noi che poi non sempre capito? Facciamo un esempio proprio cretino, d'accordo? Un ragazzotto, una ragazzotta dice: stiamo insieme e vabbè, proviamo a fare i grandi, dai, facciamo, mamma, tanto non succederà niente. Se da questa cosa esce fuori una gravidanza, tu ragazzini, la gravidanza è uscita, che cosa vogliamo fare? Ammazzi quel ragazzino? Vabbè, va, prova, così ti porti quella colpa a vita. Per una vita, quando uno ammazza un ragazzino, quando uno fa un aborto, una vita umana sulla terra, quella vita umana non ci è venuta, quell'animo noi da quel corpo non ci viene, non compirà la sua missione sulla terra. Capito? Cioè, la mancata venuta non è che Dio poi ne creerà, cioè, capito? Quel paro cristiano che era stato creato per avere una missione sulla terra non ce l'avrà. È certo che poi, se quei poveri disgraziati che hanno commesso si confessano, Dio ti perdona, d'accordo? Anche se ti fa penitenza questa cosa qui, è penitenza seria. Però quella vita sulla terra non ci viene più. E due ragazzini, se come devono fare? Te lo tieni il ragazzino? È certo che te lo tieni, che fai, ammazzi? Però due ragazzini che si ritrovano a fare, capito, a giocare a fare i grandi, cioè fanno nascere un ragazzino in un contesto di immaturità, di incapacità proprio oggettiva di assumersi i compiti di padre e di madre. Come fai? Se sei un ragazzino tu che c'hai ancora bisogno tu del padre e della madre a fare il padre e la madre a cioè, capito?
Da dove viene questo qua? Da quei 5 minuti di follia. Che se uno fosse responsabile, cioè nella vita umana delle persone adulte, richiede la responsabilità, la ponderazione delle nostre. Noi non possiamo agire da scriteriati come vuole il diavolo. Puff, la prima cosa che ti passa per la testa la fai, la prima parola che ti viene sulla bocca la dici, la prima azione che ti viene a fare come oi. Il diavolo questo lo pompa, lo alimenta, perché vuole che noi siamo sciocchi, scriteriati, sconsiderati, perché fa un macello, quel macello ti cade addosso regolarmente come un macigno, e poi il diavolo dice, ah, guarda che hai fatto, disgraziato, guarda che bel macello che hai combinato, e ti manda in depressione. E noi non dobbiamo prestarci a questi giochi. Su questo la Madonna, la Vergine Prudentissima, ci aiuta, se la chiamiamo, se la invochiamo. Non è la stessa cosa evitare di farla una cretinata, anche se uno è stato tentato, superare la tentazione, combatterla, vincerla, è piuttosto che farla con tutte le conseguenze negative che produce. E che dopo quelle conseguenze devono essere riparate, e noi non conosciamo tante dinamiche anche soprannaturali, come Dio fa, non lo sappiamo bene, sappiamo qualche cosa molto molto generica, molto molto generale. Ecco, mi verrebbe quasi quasi la voglia di, anzi senza quasi quasi, dato che stiamo arrivando insomma verso un congruo lasso di tempo che non bisogna appesantire troppo neanche le catechesi, di metterci un punto, perché ci lasciamo proprio colei che non ha mai deluso i desideri di Dio. Lei non lo ha deluso. Noi sappiamo che l'amore di Dio non delude, che Dio non delude mai. San Giovanni Bosco diceva, sta attento che Gesù è l'amico che non sbaglia mai e che non ti delude mai. Da Dio non si prendono delusioni di nessun tipo. È solo che non dovremmo darle nemmeno noi, e possiamo darle all'Altissimo. Pensate che brutto se dovessimo trovarci dall'altra parte e dire e vedere che in certi momenti Dio si aspettava che noi facessimo qualcosa e l'abbiamo deluso. Bruttissima, bruttissima esperienza, d'accordo? Io penso spesso a, c'è anche un passaggio, insomma, per chi lo conosce, insomma, del più pellegrinaggio dell'anima nella divina volontà, non voglio riparlare sempre di queste cose, però dove si vede il corruccio di Dio dopo il peccato originale, Dio che dice, ma questi che hanno combinato? Ma che si sono ammattiti? Hanno innescato l'inferno, hanno rovinato il genere umano, cioè, hanno disprezzato i miei doni, ma sono matti, Cioè, questo certamente è una mia rappresentazione molto antropomorfica, no? Però qualche cosa di questo ci sta. Se Gesù stesso usa il termine deludere, non deludiamo nostro Signore. Nel nostro piccolo, perché non è detto che si va, ma nel nostro piccolo non deludiamo nostro Signore. Non facciamo sciocchezze. Non facciamo stupidaggini, impariamo ad essere ponderati, riflessivi e soprattutto a pregare come Dio comanda, d'accordo? Perché la Madonna, il segreto della grandezza della Madonna, uno dei segreti, era la sua grandissima interiorità, la sua grandissima capacità di ascoltare. Non pensiamo che la Madonna ci aveva sempre il filo diretto col Padre Eterno, che gli diceva per filo e per segno tutto quello che doveva fare dai Vangeli. Questo è evidentissimo che non fosse così, perché quando Gesù si è smarrito per 3 giorni, la Madonna l'ha cercato per 3 giorni, non sapeva dove stava. Quando l'ha visto ci ha detto, figlio mio, perché ci hai fatto così? Prima di andare a Betlemme, non è che la Madonna sapeva che a Betlemme sarebbe successo tutto quello che sarebbe successo, che nessuno la voleva, che sarebbe andata a partorire dentro una stalla. Non lo sapeva, così come non sapeva che dopo la nascita di Gesù doveva andare a partire
per l'Egitto, per sto marasma, si sa quando si parte, ma non si sa quando si torna, perché quel matto d'Erode lo vuole ammazzare a quel ragazzino. E come ha fatto a non deludere mai il desiderio di Dio? Perché se il Vangelo di Luca, Maria serbava queste cose meditandolo nel suo cuore. Allora, che facciamo in questa situazione? Come ci comportiamo in questa situazione? Che decisione prendiamo? Calma. C'è sempre tempo. Meglio che fare prima di fare una cretinata, è meglio che ti prendi tutto il tempo che ti pare. E altra cosa importante, per non deludere, però bisogna anche prendere una posizione. Capite? Cioè, perché non affrontare una difficoltà, non affrontare un problema, non prendere una scelta che si deve prendere, non va bene. Perché se tu un problema non lo affronti, il problema rimane, non si risolvono da soli i problemi. Questo leviamocelo dalla testa. Né Dio ci risolve i problemi che noi potremmo risolvere con il suo aiuto, ma dove è necessaria la nostra azione. Perché Dio mette le mani, se glielo chiediamo e lo ritiene opportuno, in ciò a cui non ci possiamo fare niente, ma proprio niente, ma non a quello a cui noi potremmo qualche cosa farci se prendessimo la strada giusta, se facessimo la cosa giusta, come si dice nel linguaggio comune. La Madonna c'è questa grandissima capacità di ascoltare il suo cuore, la sua coscienza, dove Dio le parlava. Parlava come parla a noi, cioè non dicendogli, non apparendogli e dicendo: guarda, devi fare così, 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 e che ci vuole, papà? Che così sono buoni tutti, sono buoni. Cioè, quale grandezza ci avrebbe avuto la Madonna? Quali grandi meriti ci avrebbe avuto la Madonna se fosse stato tanto così? E dici: ma la Madonna è la più grande di tutte, e te credo, e questo che ci vuole, con l'Altissimo ti dice minuto per minuto, secondo per secondo, tutto quello che devi fare, infilo in presa diretta, e così sono buono pure io. E io invece non lo so, che ne so che vuole il Signore da me? Come faccio a capirlo? Dobbiamo imparare a pregare bene e dobbiamo imparare ad ascoltare la voce della nostra coscienza, il nostro cuore. Ah, io ho quasi 50 anni, cioè queste cose qui le ho maturate soffrendoci dentro, d'accordo? Però questa è l'unica possibilità. L'unica. Noi non possiamo vivere una vita come oggi si vive in questo mondo frenetico, così, ubriachi, presso, un sacco di cose, sempre depressa, sempre sollecitati, iperattivi, e che tu che la sera che ti ha fatto un sacco di cose, cioè, le hai fatte a mitra e non ti sei manco reso conto di quello che fatti. Non si può campare così, non è possibile. Dobbiamo uscire da questa, dobbiamo inventarci qualcosa, dobbiamo uscire da questa logica. Se non c'ho tempo, trovalo, trovalo. Perché non possiamo abdicare, perché se uno non ha questa capacità di discernimento, combina solo guai su guai in continuazione. È come dire, è uno sparaguai a propulsione interna, continuamente. Si può fare. Allora, collega non ha deluso mai il desiderio di Dio, ci sia di esempio, e portiamoci veramente in questo sabato a lei dedicato. Domani sera, se Dio vuole, sarà una bella veglia. Tutti invitati a seguire le dirette, insomma, essere presenti di persona. Un bel giorno dedicato a Maria. Portiamoci dentro il cuore colei che non ha mai deluso il desiderio di Dio, non lo deluderà, perché si è sempre totalmente data e ha sempre totalmente amato. Alla prossima settimana, amici carissimi. Ave.